Ma Emerson, Candelà e Del Vecchio a centrocampo, Totti e Montella di punta. Sulle panchine, lo ricordiamo ancora perché sarà importante vedere anche quanti e quali saranno gli avvicendamenti da una parte e dall'altra. Per la Lazio, Marcheggiani, Negro, Simeone, Liverani, Simone Inzaghi, Chiesa e Castroman. E per la Roma, Pelizzoli, Aldair, Sartor, Guardiola, Batistuta, Tommasi e Cassano. Si parte per il secondo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Roma. Un risultato tra l'altro che manca da parecchio tempo, l'ultimo 0-0 risale all'8 dicembre 1996, quasi 6 anni. Subito un lancio per Montella troppo lungo, ferma senza problemi Angelo Peruzzi. Ci hanno trattato bene negli ultimi anni Roma e Lazio per quanto riguarda i gol. Lancio in avanti, intervento di Zebina per anticipare Bernardo Corradi, la rimessa è laziale, rivediamo. Credo ci sia anche la punizione fischiata a favore della Lazio. La sta per battere Favalli. Poi ha lasciato il pallone, Favalli si avvicina a Sinisa Mihajlovic. In area va anche Stankovic, palla dentro, allontana Zebina, poi Del Vecchio. In opposizione c'era Gianni Chedda, il pallone resta lì, lo controlla Lima. È partito velocissimo Lima, ottimo recupero di Claudio Lopez, fallo dell'argentino dice Paparesta, prima punizione di questo secondo tempo. Sì, non mi sembrava ci fosse il fallo, comunque anche in questa circostanza Lopez ha dimostrato che ha veramente voglia di correre questa sera. Totti in mezzo a due avversari, uno è a Favalli, l'altro Stankovic, gli portano via il pallone, può partire Favalli servito da Lopez, poi va giù ma non c'è fallo, Corradi, Stankovic ha fatto proseguire ancora Favalli, Lopez. È andato Cesar sulla fascia sinistra, rimane in posizione d'attesa Favalli, servito da Lopez, poi Fiore, è andato giù Corradi, non c'è fallo di Panucci, controlla senza problemi Antonioli, si prepara al rinvio il portiere romanista, 2 minuti nel secondo tempo all'Olimpico e siamo 0-0 tra Lazio e Roma. Di testa Couto per anticipare Montella, poi Gianni Chedda, arriva Emerson, arriva anche Fiore, Stam evita il fallo laterale. E Fiore gioca il pallone all'indietro su Peruzzi, disturbato da Montella. Sul rinvio dell'ex portiere romanista, ancora Fiore. La palla è uscita, dice l'assistente Ivaldi. Rimessa per la Roma. Totti di testa verso Del Vecchio. Stam lascia terminare il pallone sul fondo. Vediamo come Corradi cerca sempre di farsi fallo quando è sui tre quarti di campo della Roma, perché loro puntano molto sulla punizione di Mihajlovic. Si sta riscaldando Gabriel Batistuta, andiamo da Stefano De Grandis. E assieme a Gabriel Batistuta si sta riscaldando anche un altro ex viola, Enrico Chiesa. Avete detto che poteva essere uno dei protagonisti della partita e Mancini lo ha chiamato subito a riscaldarsi. Sta ancora fermo Simone Inzaghi invece, che era stato uno di quelli, diciamo così, presentati come possibili titolari. Sono due delle carte segrete, ma non troppo, Gabriel Batistuta ed Enrico Chiesa, tornato 385 giorni dopo il grave infortunio, a segnare domenica scorsa qui all'Olimpico, doppietta contro il Perugia. Attenzione all'attacco di Francesco Totti, ha fermato il pallone Fernando Couto, può ripartire la Lazio con questo lancio di Fiore. Corradi voleva correggere per Lopez ma non è riuscito a controllare, ha regalato il pallone a Candelà. Adesso Totti, evitato Couto, ancora Totti, Del Vecchio dentro per Montella, ottimo l'anticipo da parte di Favalli, poteva essere un'azione molto pericolosa. Ne rivediamo la parte finale, ottimo Favalli qui. È stato bravissimo Del Vecchio a mettere il raso terra e molto bravo anche Favalli a chiudere bene. Totti fronteggiato da Gianni Chedda, ha chiesto l'aiuto di Candelà, cerca di andarsene e guadagna la rimessa laterale. Ancora Totti, palla che rimane lì, è riuscito Totti a giocarla verso Candelà, adesso Emerson, prova Emerson, ha respinto Couto, di nuovo rimpallo favorevole a Totti, non l'ha capito Candelà, che prova a riconquistare il pallone, il duello è con Corradi, ha lanciato il pallone fuori, andiamo da Stefano De Grandis ancora. Sì, perché i pericoli della Roma continuano ad arrivare sulla sinistra come nell'azione precedente di Totti. Allora subito dopo il pericolo Mancini si è girato verso Castroman e gli ha chiesto di scaldarsi evidentemente per tamponare da quella parte. Calcio di punizione, qui stiamo rivedendo il motivo, e cioè il fallo di Candelà su Corradi. Sì, Corradi addirittura
sulla linea dei difensori, viene, aiuta molto la squadra, però così non dà profondità alla squadra e prende metri e guadagnano metri i giocatori della Roma in questa situazione. Ancora un fallo fischiato in favore della Lazio, Del Vecchio su Gianni Chedda, punizione in favore della squadra di Roberto Mancini. Sono passati i primi 5 minuti del secondo tempo, ha battuto Couto verso Favalli, Cesar Stankovic, via libera per Favalli, va a chiudere Cafu, cross di Favalli, Panucci, Zeminà, gol! Secondo tempo, la corsa sfrenata di Stefano Fiore che realizza il suo primo gol in questo campionato ed è davvero importantissimo. Gol di Fiore! E che gol! Non spettacolare, ma importantissimo. Sono stato anche fortunato, ma inizio partita avevo detto che l'uomo derby poteva essere Fiore. Il cross di Favalli, qui Panucci e Zebinà, sì, mette in gioco Fiore. Sì, una palla che sta andando fuori, Zebinà l'ha rimessa centro area. La poteva benissimo andare in calcio d'angolo e rimettendo la centro aria ha permesso a Fiore di fare gol. Prima Panucci rinvia in modo sporco, poi Zebinà rimette il pallone all'indietro. Stefano Fiore ha segnato un gol distinto. Eh sì, da opportunista, alla Balbo. Lo meritava più di ogni altro Stefano Fiore, che aveva colpito il palo nel primo tempo e che l'anno scorso, diciamo la verità, ha passato un periodo difficile, beccato anche ingiustamente dalla tifoseria laziale. Non è stata una stagione felicissima. Beh, c'è da dire che l'anno scorso effettivamente non ha reso per quello che tutti quanti si aspettavano. Quest'anno è iniziato alla grande e lo sta confermando anche in questa partita. Vantaggio della Lazio con Stefano Fiore al sesto minuto del secondo tempo. Proprio Fiore aveva colpito il palo in chiusura di primo tempo e adesso sta attaccando la Roma con Emerson, Montella, Lima. Ancora Lima, Totti, messo giù da Corradi, c'è calcio di punizione, fallo di Corradi su Totti, stiamo rivedendo l'intervento di Bernardo Corradi. Penso è stato bravo Totti a cercarsi il fallo questa volta, è stato molto bravo a coprire il pallone, come abbiamo detto oggi nel primo tempo, è di una posizione pericolosa perché lui calcia molto bene da lì. Nella stessa porta dell'autogol di Paolo Negro, che decise in questo modo il derby qualche anno fa, la carambola che prima con Panucci e poi con Zebinà, due tocchi consecutivi di giocatori romanisti, sì. E poi è entrato Stefano Fiore per il gol dell'1-0 che vede adesso in vantaggio la Lazio. Sul pallone Montella, Totti e Candelà. Tutto pronto, si allontana Montella, il destro di Totti è stato deviato, sarà calcio d'angolo. Il primo corner della ripresa, il quinto in favore della Roma, va a battere Candelà. In avanti anche Panucci insieme a Samuel, i due centrali difensivi. Parte lo spiovente, salta Totti, tentativo di girata a centro area di Vincenzo Montella, palla sul fondo. Sì, è stata un'azione un po' confusa, Montella è riuscito a prendere la palla, ma era molto difficile calciare bene lì, ha fatto il massimo. Tocco di Totti. Era buona la spizzata di Totti e chiaramente Montella era andato oltre la linea del pallone, era molto difficile poi poter fare il gol. Andiamo da Angelo Mangiante. Sì, perché ha cercato di non arrabbiarsi dopo il gol, Capello non è esploso di rabbia come fa di solito quando la Roma prende un gol, però si è girato verso Tempestilli e ha detto certo che rilancio Zebinà, quindi delusione composta più che rabbia. Tocco all'indietro da brividi di Panucci per Antonioli, si stava avventando sul pallone Claudio Lopez. Qual è stata invece la reazione sulla panchina di Mancini? Lo chiedo a Stefano De Grandis. È ovvio che ci sia grande soddisfazione, ma adesso è già tornata velocemente la tensione perché il derby va vissuto fino alla fine ovviamente. Apertura di Corradi, troppo lunga e imprecisa, controlla il pallone Candelà, Emerson. Una vera e propria piedigrotta, hanno mandato in scena i tifosi della Lazio. Fuochi d'artificio dopo il gol di Stefano Fiore alla sua prima realizzazione, tra l'altro è il settimo giocatore della Lazio a bersaglio in questo campionato dopo i due gol di Chiesa e Simeone a testa e la rete ciascuno firmata da Cesar, Corradi, Lopez e Simone Inzaghi. Stefano Fiore diventa il settimo giocatore della squadra di Mancini a realizzare una rete in questo campionato di Serie A. Seguiamo Emerson, Candelà, movimento di Montella,
lanciato proprio Montella in posizione di ala sinistra, va a chiudere Mihajlovic, la palla è sul fondo, rimessa per la Lazio. La Roma mi sembra un po' in difficoltà, ha usato il colpo e credo, ecco qui rivediamo il gol in questa rimessa. Stefano Fiore si è trovato un regalo che non si aspettava. Sì, sicuramente no, se lo sperava ma non se lo aspettava. E è stato molto pronto, perché in casi del genere con questo doppio rimpallo ci voleva la prontezza di riflessi di Stefano Fiore per infilare il pallone alle spalle di Antonioli. Adesso Emerson lo soffia a Stankovic, prova ad andarsene e guadagna un calcio di punizione Zebina. L'intervento è stato di Favalli, sta per battere Samuel, poi arriva Zebina e tocca corto per Panucci. Sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo, attacca Candelà, malinteso con Del Vecchio, può ripartire la Lazio con Stam, il lancio è per Lopez, Claudio Lopez non ce l'ha fatta controllare sul ritorno di Panucci. Adesso Emerson, il lancio è lungo, Candelà riesce a raggiungere il pallone fronteggiato da Stam, parte il cross deviato da Stam, corner per la Roma. La Roma un po' confusa in questo momento, però cerca di attaccare in tutti i modi, soprattutto continua a farlo molto spesso sulla sinistra. Sta per battere Candelà, calcio d'angolo numero 6 per la Roma, parte lo spiovente, colpo di testa, parata di Peruzzi sul colpo di testa di Cristian Panucci che ha sfiorato il pareggio. Grande opportunità per la Roma con Panucci, eccolo qua il colpo di testa. Credo che sia stato Montella poi a toccare la palla. È stato Montella. Sì, Montella, sì, credo col ginocchio. Adesso è partita la Roma con Emerson, dentro per Montella, Montella solo, ora Panucci, Del Vecchio! Del Vecchio! 1-1 e sono 9 gol di Marco Del Vecchio nel derby, eguagliato il record di Da Costa. Pareggio che arriva dopo 6 minuti con Del Vecchio, 1-1. È stata un'azione molto veloce, Montella ha lasciato completamente solo, è stato bravo Peruzzi a coprire il primo tiro da Montella, poi Del Vecchio si è trovato in una posizione difficile da sbagliare, molto motivato come si trova lui in queste situazioni, in queste partite, è riuscito a segnare. È tornato l'uomo derby, Abel aveva un appuntamento col destino e con il record. Evidentemente che quando vede la Lazio di fronte si trasforma, perché rientrare dopo praticamente 5 mesi e fare un gol così importante. Eccola qua la capabilità di Emerson, il lancio raso terra, Montella in posizione regolare, calcio ad istinto, ribatte Peruzzi, ma c'è Del Vecchio nella porta in cui ha segnato gli ultimi gol nel derby. Eccolo qua il sinistro di Marco Del Vecchio, nono centro nei derby, eguagliato il record di Dino Da Costa. Comunque incredibile come è entrato solo Montella in una palla con la difesa della Lazio praticamente schierata. 1-1, abbiamo visto due gol nello spazio di 6 minuti, non l'abbiamo ricordato ma è ovvio, per Del Vecchio primo gol in questo campionato, finora non aveva mai giocato in questo torneo di Serie A, aveva giocato 19 minuti contro il Real Madrid, eccolo qua il suo. Si prepara intanto il primo cambio da parte della Roma, ma seguiamo questo rinvio, colpo di testa di Couto, è partito Stam, palla fluttuale, si avventa Montella, rinvio di Peruzzi, il gioco era fermo. È quello che non aveva rischiato la Lazio in 50 e passa minuti, l'ha rischiato subito dopo il gol, in due situazioni, prima con il colpo di testa di Panucci e deviazione di Montella e poi questo gol di Del Vecchio, dove giustamente Abele faceva notare dove i due centrali della Lazio, Couto e Mihajlovic, non hanno visto assolutamente che Montella era vicino a loro, si sono preoccupati più del pallone invece che dell'uomo. È rimasto a terra Zebina, ferma il gioco Paparesta, andiamo a sentire Angelo Maggiante. Non ha neppure esultato Capello, il primo pensiero dopo il gol è stato quello di adesso cercare di mettere in campo anche forze fresche, perché lui che è attento a tutti i particolari sa che la Roma ha giocato in settimana, quindi ha chiamato Parisuda che dovrebbe scendere in campo tra pochissimo e probabilmente tra poco sarà il momento anche di Tommasi. Grandi mosse, dunque grandi novità, c'è stato anche un dialogo tra Roberto Mancini e Beppe Favalli mentre si è rialzato Zebina, pronto a tornare sul campo, e Paparesta va a scodellare il pallone che Totti restituisce alla Lazio con questo lungo rilancio verso Peruzzi. Qui vediamo la gioia di Marco Del Vecchio abbracciato da Battistuta, è tornato a colpire l'uomo derby Marco Del Vecchio 6 minuti dopo il gol di Stefano Fiore,
adesso attacca Lopez, duello con Candelà, ancora Lopez, cross di Fiore per Corradi, ha interrotto la traiettoria Samuel, Del Vecchio ha fatto ripartire ancora Candelà, poi Totti fermato in fallo laterale, la rimessa è romanista, no laziale, scusa, ha toccato a Totti, sì, l'ultimo tocco era stato di Totti, qui salta Panucci, controlla Emerson, ora Panucci, Candelà, Del Vecchio va giù, c'è fallo e calcio di punizione, tutto pronto per l'ingresso di Gabriel Batistuta con la sua maglia numero 33, la terza maglia diversa in 3 stagioni alla Roma, come numero ovviamente. Si sta rialzando Marco Del Vecchio, di cui rivediamo la trasformazione di sinistro per il gol. Peruzzi aveva fatto una parata straordinaria, sì, su Montella. Lancio di Samuel, è partito Cafu. E sarà proprio Vincenzo Montella ad uscire per l'ingresso di Batistuta. Intanto Lima ha battuto la punizione verso Cafu, anticipato da Favalli. Rinvio del capitano laziale, salta Samuel, Emerson. Candelà. Del Vecchio. Ancora Candelà. È andato giù, ma non c'è fallo. Montella nel contatto con Mihajlovic. Riparte la Lazio con Favalli, sta per entrare Batistuta, i minuti sono 16 nel corso del secondo tempo, 1-1, fermato il pallone da Corradi, poi intervento di Candelà, scorretto su Stankovic, calcio di punizione per la Lazio, arriva il primo cambio, fuori Montella, dentro Batistuta. Sì, si prevedeva che il cambio di Batistuta sarebbe stato nel secondo tempo, o al posto di Montella o al posto di Del Vecchio. Batistuta entra nella ripresa come era già successo contro l'Udinese, rimangono 28 minuti a disposizione, derby in parità 1-1 con i gol nello spazio di 6 minuti di Stefano Fiore e Marco Del Vecchio. Attacca Favalli, Stankovic, non aggancia Lopez, o meglio non riesce a tenere il pallone che Totti riporta subito in avanti, primo scatto di Batistuta affiancato da Lima. Eccolo servito il brasiliano da Batistuta che è appena entrato. Ancora Lima, dentro per Batistuta di testa, parata di Peruzzi. Ehi. Anche qui Batistuta era abbastanza libero. Sì, molto solo, incredibile. È stata una bella azione, l'ha presa lui con Lima sulla fascia destra, poi è andato dentro l'aria, ha colpito, però estremamente solo, un giocatore pericoloso come lui deve essere marcato meglio. C'è qualcosa in questo momento che tra i due centrali difensivi della Lazio no, c'è poca intesa. E ogni volta che la palla va in mezzo ai due no, non c'è l'uomo che va ad attaccarsi all'attaccante. In questo caso Batistuta poteva addirittura stoppare il pallone e calciare con più tranquillità. Lancio di Mihajlovic, mette giù Zebina, è ripartito Cafu, Lima, ancora Cafu, Totti, fermato da Mihajlovic, ancora Totti con cavalierità, ma ancora Mihajlovic. Poi sbaglia Fiore nel servizio su Stam, può partire Del Vecchio, bravo l'olandese a fermare in seconda battuta Marco Del Vecchio, Favalli, il lancio è nella zona di Corradi, fermato da Lima, spazio per Cafu, fiancato da Totti, è arrivato troppo presto il pallone, Gianni Chedda ha capito tutto, Mihajlovic, Corradi, ancora Mihajlovic, a cercare Cesar. Duello con Zebina, fischia Paparesta, è rimasto a terra Cesar che si sta rialzando, rivediamo il fallo di Zebina su Cesar, Angelo Mangiante. Temendo un po' la delusione di Montella all'uscita, Tempestilli lo ha abbracciato tenendo magari occhiatacce verso Capello e Montella uscendo ha ignorato totalmente Capello, certo un derby per lui comunque completamente diverso dai 4 gol che aveva messo a segno nell'ultimo derby. Capello non era d'accordo sulla decisione di Paparesta, ma adesso seguiamo questo calcio di punizione che per battere Sinisa Mihajlovic in barriera Totti e Lima, batte lungo Mihajlovic, colpo di testa fuori da parte di Claudio Lopez. Queste per un attaccante sono difficili da poter indirizzare nel modo giusto, troppo perché potenti. È troppo potenti e tagliati. Comunque con l'ingresso va distrutto, la Roma non è cambiato niente, praticamente lui ha preso il posto di Montella, gioca molto alto e Del Vecchio continua a giocare largo sulla sinistra. Ancora 25 minuti per provare a vincere il derby, siamo in parità all'Olimpico 1-1, gol di Fiore e Del Vecchio. Ferma il pallone Couto, può partire ancora la Lazio con Lopez, si sta liberando Corradi in area,
sta arrivando Cafu per tenere d'occhio Cesar, retropassaggio rischiosissimo, Antonioli si salva in angolo, ma questi sono brividi gratuiti per Antonioli. Rivediamo tutto. Va bene che è il campione del mondo, però sì, un tipo in una partita così, in un momento così importante, ha rischiato troppo. Ecco Antonioli che si salva così, concedendo alla Lazio il primo corner nella ripresa per la squadra di Mancini. Lo sta per battere Siniša Mihajlović, lunghissimo lo spiovente, prova a rimettere dentro per Stam, la girata di Stam, Corradi, Antonioli, Corradi colpisce fuori gioco. Tutto fermo perché c'era la pallina alzata di Ivaldi, fuori gioco, rivediamo. Aveva compiuto un grande intervento Antonioli, sì, su Corradi. Straordinario, anche se avevamo visto subito che c'era il fuori gioco. È stato un regalo, praticamente un errore clamoroso della difesa della Lazio, lasciare a tu per tu a Battistuta con qualsiasi portiere, poi va a finire come è finita con il gol della Roma. Era entrato da 5 minuti Battistuta, è andato a segnare il suo terzo gol in campionato e poi la festa infinita sotto la curva sud. Eccolo qua, Peruzzi prova a fermarlo, ma il rimpallo è un gioco da ragazzi per Gabriel Battistuta. È stato Couto a sbagliare, Bruno. Sì, ma è perché c'è questa abitudine di giocare sempre con il portiere. Quando tu sei l'ultimo, puoi a volte rinviare tu tranquillamente, lì con un rilancio potevi non rischiare e creare questa situazione. A volte c'è troppa abitudine nel giocare con il proprio portiere. Si è capovolta la situazione, eccolo qua il regalo di Couto. Battistuta si inventa su Peruzzi, conquista il rimpallo ed è 2-1 per la Roma. Esattamente al 22esimo, siamo a metà del secondo tempo, ancora 23 minuti da giocare, la Roma ha capovolto la situazione nello spazio di 10 minuti, andiamo da Angelo Mangiarte. Allora, due cose, intanto un problema all'arbitro, perché Paparese è stato tolto a Paparese una fasciatura che aveva la caviglia sinistra, comunque nulla di grave, può ovviamente continuare. Poi Capello, che è una vera macchina, perché non ha neppure esultato, ha chiamato Lima dopo il gol di Battistuta e ha detto attenti a Mihajlović, i calci inattivi di Mihajlović, su tutti i calci d'angoli devi andare sul primo palo. A terra Gabriel Battistuta, rivediamo l'intervento di Fernando Couto, sono stati i protagonisti del gol del 2-1. Couto con questo retropassaggio che è stato un regalo per Battistuta, così come era stato un regalo quello di Zebina a Stefano Fiore in occasione del gol 1-0. È davvero raro vedere in un derby due assist degli avversari, qui prima Zebina per Fiore e poi Couto per Battistuta. Comunque credo che Mancini debba cambiare qualcosa, soprattutto in avanti. Credo che Chiesa questo momento, avendo l'agilità e il tiro anche dai 20-30 metri, possa essere importante in questi minuti finali. Stiamo rivedendo il gol di Gabriel Battistuta, il suo terzo gol in questo campionato. Si è rialzato dopo l'incidente dello scontro con Couto. Qui il pallone finisce in fallo laterale, la rimessa è laziale ed è pronto Stam. Si prepara ed è pronto ad entrare Enrico Chiesa. Enrico Chiesa pronto ad entrare sul terreno di gioco, colpo di testa di Emerson, Fiore, Stankovic, Cesar, ancora Cesar, l'apertura è su Favalli all'indietro, Stankovic, prova da lontano Stankovic, Antonioli accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo, lo ha toccato? Sì, no, credo ci sia stata la deviazione di Lima. Sì, e allora calcio d'angolo numero 7 in favore della Lazio. Calcio d'angolo, no, sicuramente Antonioli non ha toccato il pallone, va dalla bandierina Mihajlović, si è rovesciata la Lazio nell'area di rigore di Antonioli, lo spiovente di Mihajlović lungo per tutti, anche per Stam, va a recuperare Fiore, Stam, Claudio Lopez, ancora Fiore, palla troppo potente, fallo di Del Vecchio, calcio di punizione per la Lazio, sarà Stefano Fiore, ci comunica Gianni Federico ad uscire. E qui il calcio di punizione, eccolo qua l'intervento di Del Vecchio, dovrebbe essere affidato proprio a Fiore che
poi uscirà, ma si avvicina anche Mihajlovic. Quella è la posizione giusta per lui. Infatti si è allontanato Fiore ed è tutto pronto per il calcio di punizione di Siniša Mihajlovic, pericolosissimo da lì. Tutto pronto, parte Mihajlovic, chiede la conferma della distanza, è andato Stankovic a disturbare la barriera romanista. Tutto pronto, sinistro di Mihajlovic, respinto dalla barriera, va Mihajlovic a riconquistare il pallone, lo gioca all'indietro ancora verso Peruzzi, disimpegno di Peruzzi fuori dalla sua area di rigore, sul rinvio del portiere salta Emerson. Del Vecchio è stato anticipato da Gianni Chedda. Gianni Chedda Del Vecchio, Battistuta, tocco all'indietro per Candelà, adesso Totti, ancora Candelà, di nuovo Totti, Del Vecchio, ancora Del Vecchio che è stato fermato da Mihajlovic in calcio d'angolo. Continua a attaccare sulla sinistra a Roma, adesso con il giocatore che c'ha per loro molto facile tenere la palla e sicuramente aspetterà il momento giusto per cercare di colpire un contropiede. Tutto pronto per l'ingresso di Chiesa, ma sta per entrare anche Gigi Sartor e dovrebbe uscirà Marco Del Vecchio per Sartor. Seguiamo l'angolo per la Roma, Samuel sovrastato da Stam, Cafu, ancora Cafu, Lima, apre Lima dall'altra parte ma non c'è niente da fare, pallone ingiocabile per tutti, rimessa dal fondo di Peruzzi e adesso è il momento dei cambi. Si prevedeva un cambio per Del Vecchio perché torna a giocare dopo, appunto, come avevamo detto prima, dopo 5 mesi, quindi è logico che sta lì. Allora prima la sostituzione di Enrico Chiesa che entra al posto di Fiore. Enrico Chiesa al posto di Fiore. Sì, ma credo che rimanga tutto uguale, 4-4-2 e Claudio Lopez che prende il posto di Fiore. Sempre in prima punta rimane Corradi che ha le spalle Chiesa. Chiaramente il 4-4-2 è molto più offensivo rispetto a prima. E poi Sartor al posto di Del Vecchio e qui invece cambia qualcosa evidentemente, Abel. Sì, logicamente, andrà Lima a giocare sulla sinistra, al posto Del Vecchio Sartor giocherà sulla destra dove stava giocando Lima prima. Si prepara anche Fabio Liberani ad entrare in campo, se ne va sotto un uragano di applausi Marco Del Vecchio che ha colpito ancora, è davvero l'uomo mascherato perché è comparso all'improvviso sul derby e ha lasciato ancora una volta il suo segno sulla stracittadina. È stato bravissimo a farsi trovare pronto quando le capita la palla. Rimessa dal fondo di Peruzzi, dunque due novità con Sartor che ha preso il posto di Del Vecchio nella Roma e invece l'ingresso di Enrico Chiesa al posto di Stefano Fiore. Chiesa entrato in campionato domenica scorsa per la prima volta a 385 giorni dal grave infortunio, è andato subito in gol e tra l'altro la Roma ricorda un Fiorentina-Roma in cui Chiesa fece davvero impazzire la squadra di Fabio Capello. Quella è stata la prima vittoria di Mancini su Capello. Subito Chiesa, non è arrivato però Corradi, rinvio di Samuel. Adesso comunque la Lazio ha un volto decisamente più offensivo, Bruno. Sì, abbiamo detto, è rimasto invariato il modo di giocare, però è più offensivo perché sugli esterni a posto di Fiore è andato Lopez che è una punta autentica. Anche se mi sembra che la Roma pure stia adottando in questo momento con Sartor più un 4-4-2 che un 3-5-2. È stato fermato qui Totti da Couto, tutto regolare, dice Paparesta, la Lazio in avanti con Stam, Lopez, ancora Stam, Mihajlovic, si allarga a Favalli, eccolo servito il capitano, mentre più avanti c'è Cesar, palla al brasiliano che è fronteggiato da Cafu, non trova sbocchi Cesar per il cross, si rifugia su Mihajlovic, ancora Stam. Claudio Lopez, tallonato da Candelà. Ora Lopez, parte il cross di Lopez. Come Stankovic! Stankovic 2-2! Stankovic 2-2 e siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Anche questo è un gran gol. Sì, grandissimo gol, credo
e il più bello le lacrime di Stankovic, sì, comunque... sembra un computer, ma anche lui ha vissuto con grande emozione questo derby. Ma queste sono partite speciali, qui però la preparazione di Claudio Lopez è stata straordinaria. Eccolo qua, lo rivediamo, ha preparato il cross, è tagliato forte proprio per l'attaccante, e qui Stankovic si è fatto trovare pronto al punto giusto e ha colpito, niente da fare per Antonioli, un gran gol questo. Prima rete in campionato di Dejan Stankovic, ottavo giocatore della Lazio a colpire in questa Serie A 2002-2003. Rivediamo la splendida acrobazia di Dejan Stankovic, che poi si toglie la maglia, festeggia e piange. Lacrime di gioia, eccole qua, colte dalla regia di Angelo Carosi. 2-2, derby dalle emozioni infinite in questo secondo tempo. Sta attaccando Chiesa e non è ancora finita ovviamente, manca un quarto d'ora. Attacco di Cesar, ancora Stankovic, prova col destro da fuori, palla sul fondo. Stankovic, che è un giocatore bravissimo nei tiri da fuori, stavolta ha colpito da dentro l'area di rigore. Sì, è stato anche inserimenti centrali per Vieri, lui è molto bravo, occhio qua. E comunque stavo dicendo che nel momento proprio di tranquillità della Roma ha subito il pareggio, perché sembrava la Roma in questo momento padrone del campo e invece c'è stata questa reazione grandissima della Lazio. Seguiamo Emerson, Totti in posizione di ala destra, ancora Totti prova a liberarsi, due su di lui, circondato da maglie biancocelesti, non ce la fa a crossare. È stato pressato molto bene Totti, non è riuscito a crossare. Comunque nella Roma tatticamente è cambiato, che Sartor ha preso il posto di Cafu nella fase difensiva e Cafu logicamente, essendo molto più offensivo, gioca più avanzato. Andiamo da Angelo Mangiante. Sì, la Roma come sappiamo fa sempre la difesa a tre, ma per il rovinio della sorte il gol di Stankovic, il pareggio della Lazio è arrivato proprio nel momento in cui Capello invece aveva chiesto la difesa a 4, quindi con Sartor a destra, Zebinas e Melkan in due centrali con Panucci a sinistra. Lopez si libera e trova la respinta di Candela, disattenzione della difesa romanista, poi Lima scaraventa il pallone in tribuna Tevere per anticipare Stam. Eccolo qua il calcione di Lima al pallone per allontanarlo, palla dentro ancora per Corradi che era in fuorigioco. Sì, fuorigioco, è una Lazio trasformata, chiaramente quando c'è il gol vivi sull'entusiasmo e per 4-5 minuti domini la partita. È successo prima alla Lazio, poi alla Roma, in questo momento sta riaccadendo alla Lazio. Comunque è cambiato nella Lazio, che Lopez è andato a giocare sulla destra e sta veramente creando parecchi problemi alla Roma adesso. Calcio di punizione battuto verso Panucci, si stanno riscaldando un po' tutti per la Lazio, in particolare Liverani e Simone Inzaghi. Ricordiamo che ha effettuato un solo cambio Roberto Mancini con l'ingresso di Chiesa, ne ha effettuati due invece con Battistuta prima e Sartor poi, Fabio Capello, Cafu, Emerson, Sartor. Palla corta per Cafu che prova a girarla e trova la deviazione di Cesar. Ottavo calcio d'angolo per la Roma. Eccolo qua il tocco di Cesar sul cross di Cafu che va a battere dalla bandierina in area. Oltre a Totti e Battistuta vanno anche Samuel, Emerson e Panucci. La battuta di Cafu, colpo di testa tentato da Samuel, poi Emerson cerca di girarsi, lo accompagna Totti, ancora Totti, spazio per Totti, chiude Couto, palla all'indietro, arriva Sartor, Sartor! È stata una bella azione. Totti come grande campione, quando ha visto tutti dentro l'area ha giocato indietro per Sartor che era solo, ha calciato abbastanza bene, diciamo, non l'ha presa da difensore senza offendere nessuno, ma l'ha messa tutta. Però il difensore non va che raramente al tiro, in questo caso Sartor ha provato con la potenza ma non ha trovato lo specchio della porta. Qui Corradi, duello con Zebina, va giù Corradi, punizione per la Lazio, mancano 11 minuti alla fine. Concentrato di emozioni nel secondo tempo, dal gol di Fiore a quello di Stankovic sono passati 24 minuti, il derby ha cambiato padrone in questo lasso di tempo, prima della Lazio poi della Roma, adesso è in equilibrio, sta per battere Mihajlovic. Calcia Stankovic, colpo di testa ad allontanare di Zebina, mette giù Stankovic, Mihajlovic, ancora Mihajlovic, allontana Emerson, Chiesa, si prepara, prova Chiesa, calcia fuori.
Sì, ha calciato con tanta rabbia, non ha trovato la coordinazione. Lui ci ha abituato a grandissimi gol da quella posizione. È andata male, però ci ha provato. Ha avuto il coraggio di provare. Ha avuto il tempo per prepararsi. Sì, perché i difensori della Roma non sono andati assolutamente, però, tranne all'ultimo momento è andato Panucci. Aveva tutta la possibilità e la tranquillità per calciare meglio. Ultimi 10 minuti per provare a vincere il derby, 2-2 all'Olimpico, palla fuori, a terra Enrico Chiesa, la rimessa laterale è della Roma. Pallone tra le braccia di Candelà. Poco all'indietro, Samuel si avventura in un dribbling su Chiesa che lo ferma con le attive. Calcio di punizione, eccolo qua, il bisticcio tra Chiesa e Samuel. Ha battuto Panucci cercando Totti, colpo di testa di Stam, rinvio di Stankovic, poi Corradi che va giù, fallo di Samuel. E Corradi ha subito tantissimi falli, è un giocatore, come abbiamo detto a più riprese, che protegge bene il pallone e per anticiparlo devi più delle volte fare fallo. Grande lavoro per la squadra da parte di Corradi, adesso Gianni Chedda attacca con la collaborazione di Stam. Mihailovic, Favalli, Corradi che gira, Sartor che anticipa Cesar, poi si porta il pallone verso la linea di fondo ed è costretto a regalare una rimessa laterale che Favalli, su assist di Simeone, ha già effettuato. Chiesa che rovescia, prova l'opera, questo sarebbe stato un gol da favola. Sarebbe stato un gol straordinario, un Lopez veramente in grande serata, non ha inquadrato la porta però ha cercato di calciare al volo, sarebbe stato veramente un gol straordinario. Assist di Chiesa, sinistro al volo di Claudio Lopez, palla sul fondo, Antonioli è rimasto a guardare, bella anche la risata di Claudio Lopez. Intanto disimpegno della Lazio con Mihailovic, Favalli. Tagliato fuori Battistuta che credo abbia avuto un gesto di protesta perché da qualche minuto la squadra non lo assiste più come prima. Samuel che respinge al limite dell'area, Lopez che caccia di sinistra e Antonioli. È incredibile, adesso la Roma con una squadra più difensiva del prima sta rischiando molto di più. E tra l'altro non riesce a salire per accompagnare Battistuta che ha avuto un gesto di stizza. Seguiamo Totti, deve liberarsi di Stam, tocco a destra per Cafu, Cafu per Emerson, Emerson sinistro di Emerson e palla fuori. Ha provato da lontano, lui è bravo a calciare da lontano, ha calciato molto bene col piede sinistro che non è il suo, però come ho detto prima da lì è molto difficile fare un gol a Perucci. Comunque la Roma col 4-4-2 in questo momento si sta trovando un po' in difficoltà perché la Lazio si sta rendendo molto più pericolosa della Roma. Ecco la rimessa dal fondo di Peruzzi, mancano 7 minuti più recupero alla fine della partita, 2-2 all'Olimpico. Lima ha alzato il pallone verso Cafu, di testa Favalli. Arriva Sartor, non riesce la sponda perché Stankovic ha anticipato tutti, poi Cesar, ancora Stankovic, duello con Zebina, sta per entrare Inzaghi per Corradi, alza Samuel. Eccolo Cafu che se ne va, lo ferma Mihailovic, va giù, fallo di Lima, giallo per Lima. Ce l'aveva già in mano l'arbitro Pamarezza, come se lo aspettasse il fallo di Lima. L'ho visto partita Lima e sicuramente il fallo da dietro il cartellino giallo ci sta. E dunque qui ripetiamo che sta per entrare Inzaghi, Simone Inzaghi al posto di Corradi, è il secondo cambio da parte di Mancini. Sì, un cambio che non cambia niente sotto l'aspetto dell'inquadratura della squadra, continua a giocare con questo 4-4-2 molto offensivo. Corradi ha speso tantissimo sotto l'aspetto fisico, ha lottato tantissimo, un po' meno sotto l'aspetto della qualità, e adesso entra Inzaghi che è un giocatore molto più opportunista rispetto a Corradi per giocare gli ultimi 6 minuti di questo derby. Eccola faccia davvero stralunata dall'emozione di Roberto Mancini, sta per battere Mihailovic. Stankovic si è rialzato dopo aver subito il fallo di Lima. Punizione di Mihailovic, tentativo in area da parte di Fernando Couto, la rimessa laterale è della Lazio. Simeone ha allungato il pallone che Cesar rimette in gioco. Stankovic
cross di Stankovic, Antonioli va a fermare un pallone dalla traiettoria molto insidiosa. Sì, insidiosa, ma diciamo abbastanza lenta e prevedibile. Ultimi 5 minuti per provare a vincere il derby, punteggio di 2-2 all'Olimpico, rilancio di Antonioli. Stam è riuscito a portare via il pallone a Battistuta che ha commesso fallo sull'olandese. Punizione stretta di mano tra Gabriel Battistuta e Jaap Stam. Ha battuto Couto, rimane ancora una sostituzione a Capello e una a Mancini. Batte in lungo Favalli a cercare Inzaghi, rovesciato di Zebinà. Rigore per Lazio, rigore per Lazio, che ingenuità, un'ingenuità incredibile di Zebinà, regala un calcio di rigore alla squadra di Roberto Mancini. C'è tutto, c'è prima l'ingenuità qua che invece di calciare può fare il pallonetto e poi trattiene qui, ecco qua, incredibile. Inzaghi, sì, incredibile, veramente sta in un momento purtroppo per lui di confusione dopo l'errore del primo gol. Era una posizione abbastanza innocua quella di Simone Inzaghi, ma è netta la trattenuta di Zebinà, è netto questo calcio di rigore, Abel. Sì, c'è stata la trattenuta, poi molto intelligente, Inzaghi si è lasciato andare a rigore cesare. Calcio di rigore per la Lazio, momento importantissimo quando mancano 4 minuti alla fine, si prepara Siniša Mihajlović, l'ex romanista. Guardate l'espressione di Roberto Mancini. È scaramantica questa espressione. Quasi non vuole guardare. Mihajlović contro Antonioli. Calcio di rigore per la Lazio. È tutto pronto. Fallo di Zebinà, trattenuta su Simone Inzaghi, appena entrato. E adesso è tutto pronto. Mihajlović sinistro. Antonioli! Incredibile. Bravo Antonioli, ma sì. Si chiama questo calcio d'angolo con palla alzata da chiaro che Antonioli ha fatto una prodezza, però il calcio di rigore sbagliato è sbagliato per quello che tira. Lo dico io che purtroppo detenevo i record di essere stato l'unico laziale ad aver sbagliato un calcio di rigore nel derby. Seguiamo la rimessa laterale per Stankovic, cerca la linea di fondo, ancora Stankovic, non ha guadagnato l'angolo, rinvio e ancora la Lazio in attacco con Stam, Claudio Lopez, gira a sinistra verso Cesar, ferma il pallone Lima, sta attaccando ancora la Lazio con Lopez, dentro per Inzaghi, parata di Antonioli. Dicevo, Lazio sarebbe stato molto contento di mantenere questo record negativo.